cosa? Troppo. È vostro? No. Perché lo abbatto. Tutto per questo qua vi garantisco che hanno lavorato tanto. Qualcosa di più. Una moto di più. No, è rimasto dolce, è meravigliosa, ha proprio tutto quello che serve per farsi dire sei una gran bella. Un po' tutti che secondo voi sarà altrettanto interessato quando riusciremo a vederla un po' dall'alto verso il basso come sarà in acqua. Ah sì? Certo, perché adesso è meglio vuota la mia acqua e riusciremo a vederla un po' anche una coperta e intanto noi crediamo lo sguardo di bici e ricordiamo che in base al bordo un braccio di quella laterale è sollevato e l'altro è quello che si incarica di sostenere tutta la parte di tenere un assetto in collaborazione col timone. Ti chiedo chi controlla il volo per chi non lo sapeva. Ci sarà questa volta il famoso flight control che come ti ricorderai la scorsa coppa eravamo io qui nel secondo di quando non eravamo. Sì. Qua ci sarà un'altra persona che se ne occupa. Non scendiamo nei dettagli, ma guarda, ci sarà qualcuno che controlla la sfera, quindi quanto ha stimolare, quanto ha provato, quanto il grano ha stare, eccetera. In base alle necessità. Andiamo oltre il tavolo. Sì. Guarda, facciamo un permesso. Grazie. E il fatto che il numero dei componenti dell'equipaggio a bordo ecco, cambi e passi da 11 a 8 persone, che ricordiamo due componenti, due flight controller e quattro esatto, sappiamo ormai che saranno, quindi sono venuto per molto tempo, ma ormai di lungo il giorno mio ancora non saremo le gambe al posto delle braccia, quindi il fatto di avere però un equipaggio di termini di numero di persone differenti cambia molto l'attenzione, è molto importante. Ci siamo pronti, ci siamo. L'argento vivo di Luna Rossa. Penso che tutti noi siamo rimasti abbastanza colpiti dalle immagini del varo della nuova barca per la America's Cup 2024. Questo color metallo molto lucido, con nessun punto di opacità, è veramente d'impatto e definisce le forme della barca in modo ipermoderno. Insomma, penso che nessuno possa negare che Luna Rossa si farà notare sull'acqua, ecco, questo non ci sono assolutamente dubbi. Però bisogna vedere se questo argento vivo che vedi nel momento in cui dai un'occhiata allo scafo della barca, bisogna vedere se questo argento vivo veramente poi sarà presente sul campo di regata, insomma, se veramente la barca sarà imprendibile come tutti noi speriamo. E per questo, insomma, possiamo vedere già qualcosa di tecnico, anche se la barca era abbastanza, tra virgolette, smontata nella parte del ponte, eccetera, quindi insomma si vede molto poco obiettivamente chiaramente di quello che saranno i sistemi della barca, anche perché è tutto molto sottocoperta, quindi insomma è difficile vedere quello che c'è sotto, ecco.
soprattutto quando non sono montate le vele, non è semplicissimo. Però comunque qualcosa si può vedere. Da un punto di vista dello scafo possiamo vedere delle differenze. Faccio un piccolo inciso, ovviamente tutti i team stanno o nascondendo i foil, come è stato il caso di Alinghi, oppure stanno usando dei foil tipo vecchi, ad esempio Nuova Rossa ha messo dei foil vecchissimi, sicuramente non sono questi quelli con cui si farà la coppa, però andavano bene giusto per la presentazione, ma insomma da questo punto di vista chiaramente i team stanno ancora lavorando e quindi questo lo vedremo poi nei video successivi quando vedremo veramente dove stanno andando i disegni dei foil. Adesso come adesso sono semplicemente delle appendici che devi avere per, insomma, per la presentazione, anche solo per navigare, però insomma non, sono irrilevanti, ecco, in questo momento sono irrilevanti, però saranno altrettanto importanti rispetto al disegno della barca, quindi nonostante la superficie di foil sia ovviamente molto minore, in realtà da un punto di vista poi delle performance saranno forse quasi addirittura più importanti della forma dello scafo. Però parlando invece di forma degli scafi, effettivamente Luna Rossa si inserisce un po' diciamo nella linea progettuale di Tere Utai, che sarebbe diciamo la barca che ha vinto la coppa scorsa. È un po' la mamma di tutte le barche che abbiamo visto da lei in poi. Ecco. In effetti, se vogliamo relazionare la nuova Luna Rossa alle barche già uscite, effettivamente quello che possiamo notare, ad esempio, è che il corpo dello scafo non è molto dissimile, cioè quindi partiamo comunque da una sezione a V della parte, diciamo, prodiera della barca, che poi trasla in modo più o meno morbido a seconda degli scafi, ma insomma nel caso di Luna Rossa sicuramente poi dopo trasla verso una superficie completamente piatta, poppiera. Quindi questo diciamo che non cambia, quindi nessuno ha veramente optato per due superfici a V, anche a pop. Ecco, questa è una cosa che non abbiamo ancora visto e forse non vedremo proprio. Ecco, però era una cosa, comunque era una soluzione pensabile, ecco, ma non è stata realizzata da nessuno. La cosa interessante di Luna Rossa rispetto alle altre barche è il fatto che la chiglietta sostanzialmente quasi si interrompe nella parte proprio poppiera, negli ultimi metri di poppa, e va a traslare da una forma tra la U e la V abbastanza morbida verso un'ultima parte estremamente squadrata che poi ospita anche l'alloggiamento del timone. Quindi il timone, l'elevator, sta anche in questo caso, come abbiamo visto anche su Alinghi e New Zealand, sta al di sotto di questa chiglietta, che però nel caso di Luna Rossa è molto sottile e squadrata, quindi diversa rispetto a quella delle altre barche. Infatti, diciamo che il meccanismo R8 del timone è ospitato anche un po' sopra la coperta, con chiaramente un pezzo di carbonio fatto molto bene, che quindi da un punto di vista aerodinamico non dà sicuramente nessun tipo di fastidio, pochissimo fastidio, insomma. Però, insomma, non è completamente integrato, come abbiamo visto essere su Alinghi e direi anche sulla nuova Team New Zealand, magari in uno spazio anche addirittura inferiore. Quindi questa è una scelta leggermente diversa. La ragione per cui la chiglia è fatta in questo modo e a un certo punto finisce, secondo me, si può vedere bene nel primo video che abbiamo visto del decollo della nuova Team New Zealand. Team New Zealand ci fa vedere una loro procedura di decollo. E si vede chiaramente che la barca ha una figura di galleggiamento quando si sposta sullo spigolo, quindi quando è ancora in modalità dislocante, che funziona molto bene. Si vede che la poppa va a sfiorare, un po' come vediamo sulle nostre barche, se volete. La poppa va a sfiorare, non sta veramente molto immersa nell'acqua a trascinare tanto, come succedeva sulle barche precedenti. Se voi vedete, Luna Rossa ha nella zona poppiera, al di là del fatto che la poppa si va abbastanza a stringere, ma addirittura nella zona poppiera, se vedete, a un certo punto ha addirittura un angolo, chiamiamolo un angolo Polly, se vogliamo definirlo così, quindi nel senso per definire quello dell'Italia Yacht classico, no? Che voi avete la superficie
bassa della poppa che è orizzontale, poi dopo c'è una diagonale abbastanza evidente. Ecco, se volete c'è un angolo, diciamo 45, che nasce a un certo punto e serve anche lui sicuramente ad avere in questa condizione qua poco trascinamento, comunque una superficie di sostegno buona, ma con poco trascinamento. Questa è una cosa interessante che le altre barche direi che non hanno. Le altre barche sono un po' più spigolose, Team New Zealand comprese, sono più spigolose in questo, quindi passano da una superficie orizzontale a una verticale in maniera brusca. Invece qua c'è una sorta di piccola transizione che ripeto, nasce da poco avanti, e poi dopo si porta fino alla linea della poppa. Ecco, questa è una cosa interessante che per il decollo sarà interessante. E se vedete poi la fase di decollo di New Zealand, voi vedete che a un certo punto, quando la barca si raddrizza, questa parte poppiera rimane sollevata abbastanza di colpo dall'acqua ed è quello che poi dovrebbe determinare il sollevamento della barca. Si vede bene come fa New Zealand. Ecco, sicuramente questa parte di luna rossa, dove la chiglia a un certo punto sparisce anche in un modo, addirittura il dentino della lamella addirittura viene interrotto. Beh, questo momento del sollevamento, questa cosa qua può essere un buon vantaggio. Insomma, è come se tu avessi, nel momento in cui la barca viene raddrizzata, a questo punto sollevi una gran parte del trascinamento che stavi facendo fino a pochi istanti prima, e quindi la barca, diciamo, è stimolata in un certo senso a sollevarsi dall'acqua, quindi fa molto meno resistenza nel momento in cui si deve sollevare dall'acqua. Quindi questo, diciamo, da un punto di vista dello scafo, io ho notato questo come prima cosa, poi ne parlerò meglio con chi ne sa di più di aerodinamica e di idrodinamica. Invece un'altra cosa interessante riguarda chiaramente la coperta, che se vedete è, diciamo, completamente piatta proprio solo nella zona prodiera, e poi dopo trasla verso una forma concava, diciamo considerata trasversalmente concava, quindi praticamente ricorda tipo i canali di Scolo, dove insomma soprattutto negli Stati Uniti, si fanno i percorsi con lo skateboard. Ecco, quindi abbiamo una sorta di questo canale di Scolo, quindi diciamo molto estremamente concavo, che le altre barche sicuramente non hanno. Ecco, le altre hanno puntato su un ponte piatto che sicuramente definisce un profilo alare, quindi crea una sorta di depressione, no? Al di sopra di se stesso. E invece Luna Rossa in questo caso ha sicuramente anche un po' questo disegno qua, ma punta su una circolazione d'aria che avranno evidentemente studiato in maniera molto attenta e che evidentemente crea un flusso interessante, che per loro è interessante, da un punto di vista aerodinamico interessante. Questa è una cosa che sicuramente gli altri scafi non hanno. Le postazioni che ospitano l'equipaggio sono integrate in maniera un po' difficoltosa, devo dire, nella forma di questa barca, e diciamo definiscono una sorta di fanaleria tipo Porsche classica, diciamo, dove iniziano proprio i due alloggiamenti laterali per l'equipaggio, e definiscono due fiancate, anche due fiancate molto spigolose, che questo devo dire ci sono più o meno su tutte le barche. Poi Alinghi ha questa chiusura a gocce, invece Luna Rossa questa cosa qua non ce l'ha, invece è semplicemente diciamo, una reintegrazione di questi corpi che va a finire verso poppa. Ecco. Quello che possiamo vedere, come vediamo, abbiamo visto bene operativamente su Team New Zealand, è che la postazione dei cyclors, quindi delle due persone che devono produrre energia, sicuramente diciamo sono sicuramente dei ciclisti. Ecco, le postazioni dei cyclors sono a faccia in giù, e quindi non bellissime, però insomma, però basta vedere quanto sono ovalizzate rispetto alle due postazioni di timoniere, flight controller e insomma trimmer vari, che quindi sono le due anteriori dai due lati. Beh, insomma, basta vedere la forma di questi alloggiamenti, si vede che chiaramente è la schiena di un uomo fondamentalmente, quindi questo è probabilmente quello di Voltolini un po' più
è un po' più larga, scherzo, però insomma, comunque devi avere sicuramente un alloggiamento, l'alloggiamento del corpo, che poi dopo in navigazione va sostanzialmente a sparire, come si vede in Team New Zealand, per cui praticamente l'impatto aerodinamico di queste persone è praticamente nulla. Certo, non è bellissimo stare a pedalare a faccia in giù durante una regata con tutti gli sballottamenti che ci sono, però insomma, spero che abbiano veramente uno stomaco di ferro, io me lo auguro, me lo auguro veramente, però vabbè, questa è la cosa. Queste sono più o meno le notazioni che si possono fare. Sembrerebbe, da un punto di vista dei sistemi, che il sistema Aranda mi sembra che sia fatto, diciamo, più tradizionalmente, non è come quello di New Zealand a occhio, sembrerebbe, quindi sembra che sia semplicemente diciamo, un rinvio che poi dopo porta, diciamo, al pistone mobile sulla vela, sembrerebbe, però ripeto, non è montato niente, quindi non è detto. E per quanto riguarda invece la rotaia del fiocco, è difficile dire. Potrebbe essere un sistema tipo quello di Team New Zealand, quindi un sistema con la regolazione sotto coperta. Se vedete, adesso Team New Zealand ha soltanto una cima, non ha più il barber che c'era prima, o quantomeno è un sistema che sta sotto coperta, quindi direi che non è sicuramente un barber, perché sarebbe troppo complicato da gestire. È molto più semplice fare una cosa dove tu hai un pistone che regola, diciamo, diagonalmente su e giù, il punto di scotta alto-basso, chiamiamo così, più o meno alto-basso, ecco. E quindi abbiamo soltanto una scotta che esce in coperta e basta. Questa è sicuramente una novità ed è una cosa che mi aspetto onestamente anche per Luna Rossa. Però bisogna aspettare che tutto questo venga montato. Vedremo se questo argento vivo si dimostrerà vincente. Dobbiamo vedere le prime uscite da barca, dobbiamo vedere quando è montato tutto, vediamo cosa succede. Nel frattempo, diciamo che l'impatto ci può fare ben sperare. Ciao e buona giornata. We're here with Orazio Carabelli, design coordinator. Orazio, short tow session. What is your feedback? Good morning, everybody. And I think it's pretty good now. The first time that we have the boat out in the water and sailing, not sailing by itself, by towing. So it was more about checking a little bit the systems now and getting ready for the first sailing. And we're pretty happy about how everything went today. I think it was a great job from all the shore crew working on it and part of the yard people also involved and getting all the bits and pieces ready, and we'll have in front of us a couple of days more of hard work and hopefully we'll be able to go and put the sails up. Yeah, there seemed to be a large splash. What caused that? Was it any ventilation on the starboard foil or what was that? No, I mean, we were testing a little bit of different ride heights Right and we heights. were checking a little bit of the hull behavior, and then one of the tow line had a fuse and just went off. And that was the reason of the splash, but nothing really major. How big is the compromise, would you say, between the bustle depth and the cant angle ranges? I think you and Emirates Team New Zealand have gone similar paths. Where would you put your design on it? Yeah, I think that everybody, all the teams are investing on that, how you close, how you seal yourself with sea level, and it's also about what's going to be the conditions on the venue, and everybody's looking for something in that direction. I believe that what we have been developing and looking forward, we're pretty happy with it at the moment, but let's see how it goes sailing. So one of the ticking the boxes when we are there with sails up and pushing hard, it's going to give us another answers as well.